Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video del vostro Batman. Oggi faremo la challenge dei cornetti. Come potete vedere sono farciti. Dopo vi farò una ripresa in dettaglio che almeno vedete come sono. E il record da battere sono 21. C'è proprio il record su scritto su internet. Quindi iniziamo. Sigla. Ovviamente farò il commento sotto, ok? Metterò la musica e farò il commentino. Ciao! Allora ragazzi, sto addentando il primissimo cornetto ed è la prima volta anche che sto facendo la registrazione sotto il mio video, quindi lo sto commentando in diretta con voi. Il primo cornetto, se non erro, era con la crema. Erano buonissimi ragazzi, l'avevo preso il giorno prima direttamente da un cornettificio. No, sempre qua, sempre qui, non si muove. No, questo qui era cioccolato bianco e Nutella, buonissimo ragazzi. Mi sono sbagliato, era il cioccolato bianco e la Nutella. Comunque Ania è uno spettacolo ragazzi. È una piccola peste, chiede sempre da mangiare e vuole stare sempre lì con noi. È incredibile. Ringrazio ancora 8D per avermi concesso di aver preso una sua canzone. Seguitelo, mi raccomando, iscrivetevi voi pure a lui e ditemi cosa ne pensate. Inoltre volevo chiedervi, ma anche a voi un giorno vi ha preso un raptus improvviso e volevate mangiare tantissimi cornetti? E soprattutto, qual è il vostro gusto preferito di cornetti? Scrivetemelo giù nei commenti. Io comunque vado più per il salato che nel dolce. Questo era alla Nutella. Infatti io preferisco più mangiare il salato. Il dolce lo sopporto ma non tanto. Infatti poi sono stato KO letteralmente per un unico giorno. Per un giorno intero anzi. La mente KO ragazzi, avevo un sonno tremendo che mamma mia, ero piano e volevo soltanto dormire. Ovviamente la prossima challenge sarà su un prodotto salato, ovviamente, e si farà il prossimo mese, quindi non la vedrete adesso. Che se mi volete male mi correggo, il record l'ha fatto Thomas Angry di 50 cornetti, no 21, vabbè, cercherò di mangiarne 21 o 24 se ce la faccio. Dicevo, se mi volete male devo fare challenge tutti i giorni almeno, o se no due volte a settimana. Comunque Thomas Angry è un mito, non riesco a capire ancora come faccia a mangiare tutto quel quantitativo di roba, cioè 50 cornetti, cioè sono tanti, anche 40, perché so che ne ha mangiati 40 nella sfida, 50 non c'è riuscito, ma sono veramente tanti ragazzi, ma veramente veramente tanti. E credetemi, arrivati a un punto non vi piacciono più. Il sapore rimane lo stesso, uguale per tutti, anche se hanno dei ripieni diversi. Ma troppi zuccheri, poi andate KO come sono stato io il giorno seguente. Ah, già 4 siamo arrivati. Avevo perso il conto. Ottimo.
E se vedete che sto aprendo sempre i cornetti è perché mi piace vedere come sono fatti all'interno. Frattempo mi arrivavano messaggi in continuazione. Ho evitato appositamente di parlare nel video perché c'era anche mia madre, la mia ragazza e mia nonna che voleva vedere la TV. Era mattina presto. Quindi chiedergli di stare tutti zitti di mattina per una 40, quarantina di minuti, sì, anche 50. Non mi pareva il caso di quella mattina. Questo com'era? La crema. Voi invece ragazzi, vi voglio chiedere un'altra cosa. Quale challenge vorreste che io facessi prossimamente? E soprattutto, qual è il vostro piatto preferito? Inoltre vi ricordo anche che ogni sabato alle ore 21 farò una live e farò dei sondaggi su Instagram dove sarete proprio voi a scegliere gli argomenti. Quindi possiamo trattare di cucina, horror, varie challenge che potrei fare, giocare assieme anche. Venire in live insieme a me tramite un invito. Comunque questa musica spacca veramente, ragazzi, è bellissima. Grazie ancora 8D. Se lo volete seguire vi lascio il link sotto in descrizione. Quello che sto bevendo è il tè fatto in casa, diciamo dietetico, con l'aspartame. Già non ce la facevo più, ragazzi. Sembrava che ho mangiato ed è sparito subito un pezzo di cornetto. Comunque Agnes sta sempre vicino, come potete vedere. Ecco, infatti l'ho appena indicata. E sì, dai, su un pezzettino senza niente. Vediamo, va. Almeno sta buono. Ma voglio finire. Dai. Dai, dai. Andiamo giù e addentiamo. Inoltre, ragazzi, vorrei dirvi che vorrei tanto sfidare altri personaggi di YouTube. Tipo Thomas Hungry, Maurizio Merluzzo, Ciccio Gamer nelle sfide di
di piccante insomma suo fratello Joker. Una bella sfida tra Batman contro Joker, che fate? Non la volete? Quindi se volete tutte queste belle sfide e volete che io collabori anche con altri personaggi, mi raccomando, scrivetegli nei commenti anche a loro, perché più vedono commenti dove voi scrivete Batman ti ha sfidato a fare questo, e più forse loro avranno voglia di sfidarmi anch'essi. Sì, se vedete che sto sempre muovendo è perché almeno li mettevo dritti e vedevo che erano diminuiti, li stavo contando ogni volta. Comunque ricordatevi di mettere like, iscrivervi e commentare e soprattutto condividere questo video con altre persone della vostra famiglia o vostri parenti o amici. Mi sto spegnendo come potete vedere nel video. Proprio a forza sto mangiando questo cornetto. Infatti, Thomas, aiutami te. Facciamo cambio, dammi un tag team, dai. Anya vorrebbe aiutarmi, però. No, anche no. Farebbe male. Eterno questo cornetto, non arriveremo mai a 9. Dai, dai, un mozzico. Belli ninjetta, eh. Ascoltate ninja che stanno passando. Dopo questo, ragazzi, nello spoiler mi è arrivata una botta e non ce l'ho più fatta. Adesso vedrete. Ecco che arriva il colpo di grazia. Ecco qui. Finiamo. Ecco il colpo di grazia. Ragazzi, mi arrendo, hanno vinto i cornetti perché non ce la faccio più. Pensavo di poterne mangiare di più, ma no. Mi ha ammazzato l'ultimo cornetto doppio. Vabbè, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi, commentate, mettete like e seguitemi nelle varie pagine social che trovate il link giù in info box alla fine del video. E come al solito, un bacione. Ci vediamo al prossimo video e alla prossima challenge. Ciao!